L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. 3, 2, 1. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severin Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severin Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici. Da Rita Severino Abbigliamento sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Affrettatevi! Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti ad una nuova puntata del 60 News. Oggi parleremo di una tematica molto complessa e purtroppo attuale che divide e continua a dividere l'opinione pubblica, e cioè la situazione delle scuole al tempo del Covid e in particolare le ultime misure che sono state adottate per fronteggiare l'emergenza. Come sappiamo, dopo le vacanze natalizie gli studenti della Locride non sono rientrati in presenza a scuola, in quanto i sindaci del territorio quasi all'unanimità hanno deciso di ripristinare la didattica a distanza almeno fino al 22 gennaio, dato l'aumento dei contagi esponenziale nel nostro territorio. E questa sera ho il piacere di parlare con il preside Francesco Sacco, con cui affronteremo questa tematica. Lui, oltre ad essere il dirigente di una delle scuole più grandi del territorio, è anche il presidente regionale facente funzione della NP, ovvero l'Associazione Nazionale Presidi. Benvenuto. Buonasera, grazie. Dunque, cominciamo a conoscere un po' l'associazione che rappresenta. L'ANP, come ho già detto, l'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola, è l'organizzazione sindacale maggioritaria dei dirigenti e delle istituzioni scolastiche. Ci può parlare un po' della sua storia? L'ANP nasce nel 1987, nel 1988 diventa sindacato, e come già ha detto lei, oggi è sicuramente l'associazione sindacato maggioritario per quanto riguarda l'ex area 5, cioè quella dei dirigenti scolastici. Oltre l'Associazione Nazionale Presidi ha come partecipati a l'Adri Scuola, che nasce nel 1992, che è una società cooperativa di formazione e di servizi, e sempre partecipate Italia Scuola, che nasce nel 2001, che offre consulenza online alle istituzioni, alle istituzioni scolastiche. L'Associazione Nazionale Presidi oggi
Associazione Nazionale di Dirigenti Pubblici e altre professionalità. Le altre professionalità dal 2002 che l'ANP ospita anche e accoglie, diciamo, annovera fra le sue fila anche i docenti e altre professionalità. E dal 2014 c'è la possibilità di tesseramento all'ANP per tutti i dirigenti pubblici. Sicuramente il ruolo dell'ANP è fondamentale, ha un ruolo di sostegno importante per quanto riguarda i dirigenti scolastici, oltre alla formazione nei periodi anche, diciamo, più particolari come può essere questo momento oppure i trascorsi anni scolastici. Sicuramente l'ANP ha offerto un servizio sia di consulenza continua e di confronto continuo con i dirigenti scolastici, perché le cose e gli accadimenti vanno sicuramente analizzati nel momento in cui accadono. Spesso ci siamo trovati con delle disposizioni che dovevano essere interpretate, eppure questo il dirigente scolastico, essendo un dirigente, deve fare. Sicuramente l'ANP, attraverso degli studi, attraverso De Forma, attraverso tutti gli strumenti, ha dato sempre indicazioni e si è confrontato con i propri tesserati e i propri iscritti per fargli e prendere le decisioni più adeguate nel loro agire quotidiano. Ecco, e appunto, come stava dicendo, l'ANP è un'associazione che è particolarmente vicina ai suoi associati e cerca di promuovere una formazione costante. E quindi come si realizzano queste attività di formazione, sia in presenza che online, immagino, ultimamente, soprattutto... e poi le tematiche trattate? Prima era soprattutto quasi esclusivamente in presenza, tranne casi sporadici. Oggi purtroppo, a causa della pandemia che per lunghi periodi ci ha negato la possibilità di poterci vedere insieme ed in presenza proprio per motivi di sicurezza, si è usato lo strumento alternativo, usavamo il webinar. Sicuramente ultimo c'è stato l'ANP ha prodotto Produce de Vademecum, sempre per come si consiglia ai vari dirigenti scolastici le modalità che devono tenere nella gestione quotidiana della scuola. Questo sicuramente è importante. Tutti nel nostro sito ci sono tutti i modelli per le varie, diciamo, necessità delle scuole. Le scuole, anche se noi, come lei ha detto prima, non abbiamo ripreso l'attività didattica in presenza, sicuramente l'attività didattica viene fatta a distanza, deve comunque essere organizzata, in particolare per i soggetti più bisognosi, vedi gli alunni diversamente abili, ai quali comunque deve essere garantita l'inclusione, deve essere garantita l'attività in presenza. Queste sono attività che vanno comunque organizzate, vanno assicurate ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, e questo deve essere fatto in sicurezza sia per quanto riguarda il personale della scuola sia per quanto riguarda i ragazzi stessi. Poi sicuramente non è che la nostra amministrazione in qualsiasi momento vuole essere aggiornata attraverso dei monitoraggi che sono costanti sulle varie problematiche che noi riscontriamo ed abbiamo, e quindi l'attività amministrativa della scuola comunque va avanti, anche se quella didattica invece in questo momento nel nostro territorio viene espletata e viene svolta a distanza. E l'ANP, come stava dicendo prima, non è solo formata da dirigenti, ma sempre più docenti decidono di associarsi. Perché lo fanno e quali sono i vantaggi che l'associazione offre ai docenti? Anzitutto dobbiamo dire che il dirigente scolastico è un organo monocratico, però non è solo il dirigente scolastico che praticamente porta avanti la scuola e dirige la scuola. Sicuramente un dirigente scolastico accorto ha necessità di avere uno staff di presidenza che collabori con lui per poter andare a offrire il meglio ai propri ragazzi e alla propria utenza. Non esiste l'istituto della vice dirigenza, oggi non c'è ancora, c'è questa vacatio. Paradossalmente, se un dirigente scolastico si assenta o per motivi di salute o per altro dal proprio posto, non c'è un vice che lo sostituisce, ma deve essere nominato
dirigente reggente. Questo è una vacatio e poi tanti docenti che svolgono le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico a vario titolo, con varie mansioni, con vari compiti, anche di responsabilità, non hanno né il riconoscimento giuridico e né il riconoscimento economico che sarebbe giusto dare loro. Noi lo chiamiamo middle management, la NP sta facendo appunto, diciamo, uno dei suoi cavalli di battaglia, il riconoscimento del middle management, cioè delle figure intermedie, dei quadri che sono a supporto del dirigente scolastico, che dovrebbero avere un riconoscimento non solo giuridico ma anche economico. Questo per garantire loro, diciamo, e riconoscere più che garantire loro il lavoro che svolgono. Il dirigente scolastico sicuramente avrebbe anche giuridicamente e economicamente la tranquillità che i propri collaboratori per il lavoro che svolgono vengono ad essere retribuiti, perché spesso questo viene svolto da persone che sono armate di buona volontà e lo fanno veramente per il bene della scuola, ricevendo, diciamo, un compenso che è irrisorio e sicuramente non corrisponde e non è adeguato al lavoro che essi vanno a svolgere. Quindi questa è una delle priorità ed una delle necessità, proprio la creazione e il riconoscimento del middle management nelle scuole. Ecco, tanti quindi sono i problemi che la scuola e per conto della scuola i dirigenti affrontano quotidianamente ormai da 2 anni, se parliamo poi della pandemia. Quali sono, a proposito appunto della recrudescenza della pandemia, i problemi che urge affrontare nel nostro territorio e per far sì che le lezioni riprendano in presenza il prima possibile? Non è un problema del nostro territorio, purtroppo noi a volte abbiamo delle problematiche più accentuate rispetto agli altri, vede la sanità e quant'altro, però questa problematica non è una problematica esclusiva della scuola. La scuola offre un servizio, però per poter offrire questo servizio non può offrirlo da sola. Mi spiego meglio che cosa voglio dire. Se noi prendiamo in esame la scuola secondaria di secondo grado, non è che l'80%, diciamo, degli studenti, se non di più, sono pendolari, quindi vanno ad utilizzare dei mezzi di trasporto che possono essere, se non vengono rispettate quelle che sono le direttive, cioè un certo numero di persone, l'uso di mascherine di un certo tipo e quant'altro, sicuramente i contagi si vanno a propagare in modo molto molto veloce. In particolare noi sappiamo che questa variante Omicron, che non è molto virulenta per coloro i quali sono vaccinati, però molto facilmente si viene contagiati più delle varianti precedenti. Poi sicuramente dicevo del problema dei trasporti, che ormai era già un problema atavico, però penso che malgrado innumerevoli tavoli tecnici, parecchi incontri e quant'altro, penso che nulla è stato fatto. Negli scorsi anni scolastici, per andare a superare questo problema, non è che si erano aumentati i mezzi di trasporto, ma si erano aumentati il numero di corse, si voleva aumentare il numero di corse in modo tale, scaglionando, diciamo, gli ingressi, in modo tale che avessero il tempo i mezzi di trasporto di poter portare in sicurezza tutti gli studenti alle loro scuole. Ma questa è una strada che non è stata molto percorribile, quindi questo tipo di problematiche ci sono ancora. Molti genitori infatti nella prima fase, prima di Natale, accompagnavano a scuola i figli con mezzo proprio per evitare i contagi nei mezzi di trasporto. Per quanto riguarda la scuola, già la NP si è espressa pure a livello nazionale, con più volte con il nostro Presidente, il Presidente Giannelli, in particolare è necessario, e la Regione Calabria, devo dire, in questo è stata pure ha lavorato bene, perché sono stati fatti penso 10.000 vaccini, se mi sembra che sono gli ultimi dati, nell'ultimo periodo a ragazzini
under 12, questo è fondamentale perché sappiamo che i vaccini sono uno degli strumenti fondamentali perché si venga a, contenere, diciamo, questa pandemia. Un'altra cosa necessaria è quella di dotare di dispositivi di sicurezza adeguati sia gli studenti sia il personale, in particolare mascherine FFP2, e poi la necessità di avere degli screening continui e di monitorare qual è la situazione. Questo non è una cosa che dovrebbero fare le scuole, però di fatto noi, essendo in didattica a distanza, non abbiamo ancora questa problematica, però sicuramente nelle altre zone, io mi sento spesso con dei colleghi, c'è il problema di sapere quanti alunni vanno a scuola, quanti alunni sono stati contagiati, quanti alunni richiedono la didattica a distanza, e questo non è semplice farlo nei meandri delle norme che noi abbiamo, perché mentre per il personale adesso c'è la possibilità, dobbiamo essere tutti vaccinati, e chi non si è vaccinato si è arrivato alla diciamo, sospensione dal servizio, per gli studenti non è così. Gli studenti non c'è l'obbligo vaccinale, però ci sono state fatte parecchie campagne di sensibilizzazione, e come ho detto prima, sicuramente la regione Calabria si sta muovendo bene in questo senso, perché prima hanno scelto delle scuole come lab vaccinale, ora invece si pensa in tutte le scuole dare la possibilità agli studenti di andare a vaccinarsi. Questo, io parlavo delle scuole secondarie di secondo grado, va fatto anche per i bambini più piccoli, perché noi, seguendo le linee guida del Ministero, vediamo che ci dobbiamo comportare in maniera diversa a secondo se abbiamo casi nella scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado o di secondo grado, adottando dei protocolli diversi. Il problema serio rimane il monitoraggio, i tamponi, l'esodo dei tamponi in tempi stretti. Quindi noi, come dirigenti scolastici, ripeto, noi ancora con questa pausa dovuta diciamo alle ordinanze dei sindaci non siamo ancora operativi in questo senso, però molti colleghi, la problematica che hanno è proprio quello di andare ad organizzare il servizio in sicurezza ed avere delle risposte certe riguardo ai tamponi, che ripeto non è un qualcosa, questo tipo di monitoraggio, di testing non lo deve fare la scuola, lo dovrebbero fare l'ASL, però le ASL pure loro sono obbligati di lavoro e umanamente non so come possono fare a dare in tempo reale queste notizie. Si può fare richiesta ai genitori per sapere, per chiedere proprio ai fini organizzativi, proprio rispettando la privacy comunque delle famiglie, ai fini dell'organizzazione del servizio, di sapere se ci sono stati contatti con persone che comunque contagiate o quant'altro, e poi di conseguenza le scuole vanno ad organizzare il servizio. Sicuramente questo è difficoltoso e crea un amore di lavoro importante sia per il personale, per tutto il personale della scuola e anche per lo staff di dirigenza, perché noi quando operiamo vogliamo e dobbiamo stare attenti a rispettare tutti i diritti, a partire dalla privacy, ma soprattutto il diritto alla salute. Quindi quando andiamo a chiedere qualcosa non andiamo a fare sicuramente per motivi sanitari o altro, ma solo ed esclusivamente per motivi organizzativi e per tutelare la salute di chi chiediamo e anche degli altri ragazzi che vengono a scuola. E solo in questo modo noi lo possiamo fare. Certo, e garantire anche il diritto allo studio poi per chi magari si è trovato in contatto con un ragazzo che è per risultato positivo. Diritto allo studio a tutti, dobbiamo garantire, se uno è positivo in coscienza deve stare a casa, adottare le procedure e quant'altro, anche chi ha avuto contatti si vanno ad attuare i protocolli, però dobbiamo andare qua in fiducia, mentre per il personale non andiamo più in fiducia, non sappiamo noi chi è vaccinato, chi non è vaccinato e quant'altro. Sarebbero dati essenziali da sapere per poter organizzare, garantire il diritto allo studio, ma anche il diritto e soprattutto il diritto alla salute, sono due diritti costituzionalmente sicuramente garantiti, e quindi ci troviamo ad operare, ripeto, facendo il massimo, impiegando, cercando proprio di rispettare quello che sono le norme, e non solo rispettare le norme, ma anche tranquillizzare le famiglie, tranquillizzare i ragazzi, perché questo è il nostro compito, fargli vivere bene la scuola e accoglierli in un ambiente sicuro, dove loro crescono e si formano insieme a noi. Certo, e a proposito di questo, una delle tesi più
quotate e che le scuole siano uno dei principali veicoli del contagio, quindi per questo sono quelle che per prime chiudono i battenti quando si cerca di frenare la diffusione del virus. Lei, che l'ambiente scolastico lo vive tutti i giorni in prima persona, può confermare o smentire questa tesi? Non voglio ripetermi, la scuola in se stessa già l'abbiamo, oggi siamo nella quarta fase, la chiamano, noi già dalla prima fase nella scuola difficilmente si è stati conteggiati a scuola, però la scuola non è solo la scuola, per arrivare a scuola si devono fare dei percorsi, ora mi devo ripetere, se c'è una scuola secondaria di secondo grado con moltissimi studenti pendolari, questi devono raggiungere l'istituto, la scuola, utilizzando mezzi di trasporto, sicuramente i mezzi di trasporto, ho già detto, non sono sempre attrezzati ed ci sono le giuste condizioni per poter viaggiare. All'interno della scuola sicuramente la scuola è un luogo sicuro, perché abbiamo sempre rispettato i protocolli con gli spazi che abbiamo, con gli ambienti che abbiamo, con delle classi a volte pure numerose, perché un altro dei problemi di cui si parlava era, spesso si parla della scuola, sono le cosiddette classi pollaio, però ci hanno dato la possibilità attraverso degli strumenti, sdoppiamento delle classi e quant'altro, di prevenire i contagi. Sicuramente ci hanno dato la possibilità con l'organico Covid di potenziare il personale, in particolare i collaboratori scolastici, che devono garantire, oltre alla vigilanza, la sanificazione degli ambienti e dei locali in ogni cambio d'ora e quant'altro. Quindi la scuola in questo senso, diciamo, è attrezzata, perché penso che forse nei locali stessi dell'istituzione scolastica penso che il numero di contagi che è stato minimo, ma non solo in questa fase ma da sempre, perché la scuola sta attenta, stanno attenti tutti gli operatori scolastici, proprio perché capiamo la gravità e cerchiamo anche di educare gli alunni a questo, è il nostro preciso dovere farlo. Però ripeto, la scuola, per raggiungerla si deve viaggiare, si deve stare a contatto con gli altri, non sempre nelle condizioni migliori. Ecco, e quindi possiamo dire che i sindaci hanno avuto le loro buone ragioni per chiedere il ripristino della DAD e a parte mettere in sicurezza i mezzi di trasporto, quindi permettere ai ragazzi di arrivare a scuola in condizioni ottimali, sicure, certo, e ottimali, su cos'altro si dovrebbe intervenire per poter ripristinare poi la didattica in presenza? Le ho già detto, abbiamo già parlato pure di questo, anzitutto dotare tutte le persone degli strumenti di protezione adeguati. E un'altra cosa, e si sta facendo, la Regione Calabria lo sta facendo, forse siamo uno dei primi in questo momento, è quello proprio di vaccinare i più giovani. Proprio c'è una grande sensibilizzazione su questo e si sta procedendo in questo senso. Per come ci dicono gli esperti, la vaccinazione è quella che ci mette al riparo da rischi, perché se uno poi alla fine contrae il Covid, è vaccinato, per dire, e non ha alcuna conseguenza, questa variante, l'Omicron, se uno è vaccinato dicono che colpisca solo le vie respiratorie superiori senza andare ad intaccare i polmoni o quant'altro, e quindi non c'è necessità di ricovero. Noi oggi, già anche adesso, come dopo le vacanze natalizie, penso che abbiamo le terapie intensive che sono abbastanza intasate. Questi sono i rischi, non è il problema del Covid in se stesso, ma delle conseguenze che può portare al Covid a chi non è vaccinato, perché torniamo al diritto alla salute e alla tutela della salute. Se riusciamo a raggiungere numeri importanti, sicuramente in questo periodo qualcosa è stato fatto. I sindaci hanno preso una decisione che la legge gli consente, perché in casi particolari il nostro decisore politico nazionale, in modo legittimo, ha deciso che di ritornare sui banchi di scuola, poi però ci sono le varie realtà, per questi motivi hanno
suddiviso i territori del nostro Stato, la nostra nazione, in zone bianche, gialle, arancioni o rosse in base alla, diciamo, al numero di contagi e alla virulenza dei contagi stessi e delle varie condizioni che ci sono a livello anche sanitario. Sicuramente i sindaci hanno sentito questo bisogno e questa necessità. Una cosa è stata fatta, sicuramente è stata data la possibilità a tante persone di potersi vaccinare. Come abbiamo detto prima, il vaccino ci dà la possibilità di operare in sicurezza. Il nostro sistema sanitario sicuramente non penso che sia all'avanguardia come può essere in Lombardia o un altro posto, sia per carenza di posti, sia per carenza di personale e quant'altro. Quindi penso che abbiano valutato quella che era la situazione relativamente ai contagi. Sappiamo anche che questo forse è il periodo diciamo, più pericoloso per quanto riguarda i contagi, voi per le condizioni climatiche che fa freddo, voi perché ci sono pure altri tipi di influenze e quant'altro, quindi si propaga con maggiore facilità. Sicuramente questa pausa ha dato la possibilità non alla scuola in se stessa di organizzarsi, ma anche a tutto l'indotto che c'è all'interno della scuola, perché la scuola di per sé deve essere sempre pronta, però si parlava all'epoca molto del personale della scuola, erano stati contagiati da questo virus, anche tantissimi ragazzi, non ricevevamo messaggi che erano contagiati, si sarebbe potuto aprire, però è stata, a mio parere, comunque una decisione saggia che hanno assunto i nostri sindaci. A proposito di DAD, anche questo è un argomento che spacca proprio le opinioni, le divide, e alcuni la demonizzano totalmente dicendo che ha snaturato l'insegnamento, altri invece la portano in alto questa DAD, perché ha permesso per esempio ad alunni che in classe erano più timidi di emergere. E lei cosa ne pensa? E ci sono stati degli esempi virtuosi dell'uso della DAD nelle nostre scuole? La DAD non è che noi abbiamo deciso di adottare la DAD. La DAD è stata uno strumento, diciamo, è stato il male minore in quel momento, perché essendoci la pandemia, essendoci un lockdown generalizzato in quel momento, noi non potevamo uscire di casa se non per bisogni primari ed essenziali. Avevamo l'obbligo e infatti quando ci spostavamo dovevamo compilare il famoso modulo, che se ci fermavano le forze dell'ordine per un controllo dovevamo dire dove andavamo a fare la spesa, andare in farmacia oppure per altri motivi di lavoro e quant'altro. Quindi sicuramente in un momento in cui tutto era chiuso, anche la scuola era chiusa, però la scuola non si è fermata, perché comunque dobbiamo garantire il diritto allo studio ai ragazzi. Quindi detto questo, che non è stata una scelta ma è stata, diciamo, una necessità, cosa ci lascerà questo in futuro? Ci lascerà comunque uno strumento che non può essere uno strumento esclusivo per fare lezione, perché sicuramente la lezione tradizionale non può essere, la lezione in presenza non può essere sostituito da nulla, anche il contatto umano, la socializzazione, l'inclusione e quant'altro. Però sicuramente può diventare uno strumento importante, fondamentale ed essenziale, però in via collaterale, non primaria. Mi spiego cosa voglio dire. Per integrare. Integrare, soprattutto integrare. Integrare per dire se divisione di più classi per livelli, se si può fare per esempio nel pomeriggio a distanza, perché dà una comodità. A questo punto si lavora in un certo modo, non ci sarebbe la possibilità magari di farlo in presenza. Altri incontri o altre attività, sicuramente lo strumento ci ha lasciato un patrimonio, abbiamo sicuramente acquisito metodi e procedure che prima noi non conoscevamo, quindi lo dobbiamo usare, va usato nella maniera giusta, come ad integrazione della didattica in presenza. Ciò non toglie che se per motivi seri di salute c'è la sospensione dell'attività didattica, diventa uno strumento importante. Per qualcuno è, come diceva lei, magari è emerso
e addirittura ha fatto emergere delle doti nascoste per motivi di timidezza o altro, però questi penso che siano numeri non rilevanti, perché deve essere la scuola in presenza anche a far superare questo tipo di difficoltà, e in base alle attitudini di ogni alunno, di ogni discente, fare diciamo emergere quella che è la sua personalità positiva. Quindi sì alla DAD, però non in via esclusiva, e questo nessuno l'ha mai chiesto o voluto, l'abbiamo utilizzata per diciamo necessità, e ora avendo acquisito pure le potenzialità che ci sono con la DAD, usarla come strumento ad integrazione di quella che è la didattica in presenza, in una condizione di normalità, ripeto. Però se ci sono delle problematiche serie, perché il picco diciamo del virus non è che è ancora passato, sicuramente tante classi andranno, non andranno intere istituzioni scolastiche o interi comuni in DAD, però sicuramente tante, in ogni singola istituzione scolastica ci saranno delle singole classi che, quando ci sono dei positivi, si andrà in DAD. E questo è uno strumento sicuramente alternativo per garantire loro appunto le lezioni e il diritto allo studio. Ecco, la DAD appunto ha offerto come strumento prima in uso esclusivo nei momenti più duri della pandemia, poi come integrazione ha offerto tante possibilità sia agli studenti che ai docenti. E quali sono state queste possibilità? Penso magari a corsi a distanza, ce ne può parlare un po'? Tante attività, inizialmente anche tutti i corsi che ci vengono offerti anche dal Ministero o dalla Regione, inizialmente non ce li facevano diciamo svolgere per esempio in DAD, ma dovevano essere fatte esclusivamente in presenza. Poi si è capito che comunque si poteva fare, lo si poteva fare anche attraverso la didattica a distanza, perché se no questi corsi non si sarebbero sicuramente svolti, andando già sono stati diciamo i nostri ragazzi penalizzati, perché diciamoci la verità, pure la socializzazione, il vivere alla scuola, il vivere quotidiano e quant'altro è diverso dal fare didattica da casa in una stanza, è diverso. Però tra non fare nulla e acquisire comunque dei contenuti, acquisire delle competenze, è importante utilizzare questo strumento. Ripeto, alcune volte per scelta, quando abbiamo la possibilità di scegliere, ad integrazione dell'attività principale in presenza. In caso di necessità deve essere pure come mezzo esclusivo, comunque per che ci sia sempre il diritto allo studio garantito, la presenza della scuola, delle famiglie e dei ragazzi, interagire, perché se non c'è interazione non si arriva da nessuna parte. Ecco, e in tempi di DAD come sono cambiate le modalità sia di insegnamento che di valutazione per adattarsi a questo nuovo contesto? Perché immagino ci siano stati dei cambiamenti importanti anche. Certamente che ci sono state, soprattutto inizialmente l'inesperienza, perché come si dice, quando uno inizia a fare una cosa non ha le competenze adeguate, non eravamo pronti, nessuno di noi, però le prime cose che noi come collegio dei docenti, e poi questo è stato fatto da molte scuole, non fare la didattica a distanza come si fa la didattica in presenza. Naturalmente l'unità oraria di un'ora non è possibile farla davanti alle telecamere ad un computer, i ragazzi si stancano, già ci sono delle norme che vanno a tutelare chi lavora davanti ad un terminale, prevedendo delle pause e quant'altro. A maggior ragione, avendo dei ragazzi, invece di fare ore di un'ora a lezione, noi avevamo previsto di fare l'ora di 45 minuti, non è che poi se ne andavano, però si spegneva il video, si parlava, si discuteva, si conversava, si dava un esercizio, però proprio la lezione frontale non doveva necessariamente superare 40-45 minuti. Questa a tutela sia dei docenti sia dei ragazzi. Non è facile stare 6 ore davanti a un terminale, e penso che non faccia bene neanche alla salute. Quindi sulla valutazione, la valutazione cambia, fatta in presenza oppure fatta a distanza.
c'erano pure, ci sono, abbiamo riscontrato che magari alcuni alunni brillanti avevano risultati attraverso la DAD, non riuscivano a confermarsi, mentre alunni che non erano, non avevano diciamo, un curriculum così positivo riuscivano ad avere dei miglioramenti. Però anche la decisione presa dal nostro ministero il primo anno, per tutte le difficoltà che ci sono state, di fatto non ci sono state delle bocciature, cioè il primo anno di DAD tutte le scuole hanno comunque, non c'è stato nessun non promosso, abbiamo dovuto sospendere diciamo, il giudizio, dare la possibilità con dei recuperi che poi sono stati programmati da parte delle scuole senza andare a fermare tra virgolette nessuno. Quindi quell'anno non ci sono stati dei bocciati. Questo perché? Perché il nostro ministero ha capito, giustamente era il primo anno, ci siamo trovati in una situazione che nessuno poteva prevedere, sicuramente non eravamo attrezzati al 100%, quindi per non penalizzare nessuno e per dare comunque la possibilità a tutti di non pagare le conseguenze in modo estremo di questa pandemia, si è deciso per quell'anno di non bocciare nessuno, però anche allo stesso tempo contestualmente sono stabilite le procedure per aiutare coloro i quali erano rimasti indietro con dei recuperi oppure con delle attività ad hoc per riuscire a mettersi in linea con quello che dovevano, con gli obiettivi da raggiungere e con le competenze da acquisire. Ecco, e quali iniziative poi sono state messe in campo dalle scuole per favorire l'accesso alla DAD al maggior numero di studenti, se non a tutti, e poi con quali risultati? Noi abbiamo, penso la maggior parte delle scuole, prima si operava in DAD, poi abbiamo operato in didattica digitale integrata. Mi ricordo all'inizio dello scorso anno scolastico si divideva il gruppo classe in due, tre, proprio per dare, e si facevano ruotare, nel senso due terzi venivano a scuola, un terzo stava a casa, questo per appunto rispettare quello che era il distanziamento previsto e proprio per operare nella massima sicurezza. Sicuramente questo ha comportato che le scuole sono dovute attrezzare, noi abbiamo in tutte le scuole ormai penso che abbiamo una telecamera e un computer che consente al docente, se deve operare in didattica integrata, che a differenza della DAD il docente la può fare da casa perché tutto il gruppo classe sono nelle loro abitazioni. Quando abbiamo la didattica integrata, una parte della classe, la maggior parte della classe opera in presenza e invece un altro gruppo opera da casa. Quindi questo necessariamente prevede ha previsto l'installazione di telecamere e di tutti, diciamo, la strumentazione idonea a poter consentire di dare questo servizio. Sicuramente i primi tempi è stato difficile, molte scuole hanno potenziato quello che era la propria linea internet, perché se no sicuramente non si poteva fare. L'istituto che dirigo io, 52 classi, sicuramente non avrebbe, se non avessi potenziato diciamo, le linee, non avrebbe tenuto. I primi giorni sicuramente c'erano difficoltà, una volta non funzionava il microfono, quant'altro, come è normale che sia. Piano piano, come si andava al regime, si stava lavorando bene. Poi qua devo dire che i docenti, quando qualcosa dell'attrezzatura non funzionava, quant'altro, nessuno ha mai esitato ad utilizzare il proprio tablet, il proprio cellulare o quant'altro, che quando vengono utilizzate nella maniera giusta ed opportuna si rivelano strumenti importanti ed essenziali. Quindi molti docenti hanno sopperito alla mancanza diciamo, di linea oppure di qualche altra problematica tecnica anche con strumentazione propria. Io di queste li ringrazio veramente, ringrazio tutti i docenti che fanno il loro lavoro con impegno e con amore, perché pure grazie a loro riusciamo ad offrire un servizio adeguato. Ecco. Ecco, e invece per quanto riguarda l'accesso all'attività didattica per gli alunni con bisogni speciali, con DSA, quali misure sono state messe in campo? Già tutte, per quanto riguarda, l'avevo già detto, già dal primo periodo,
oltre anche nei periodi più critici è sempre stato fatto salvo la possibilità della frequenza agli alunni diversamente abili, BES e quant'altro che ne avessero avuto bisogno e necessità. Quindi poi lasciavano a ogni istituzione scolastica si è organizzata al fine di garantire questi servizi. Questo è fondamentale ed è giusto che sia così, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione, per quanto riguarda l'inclusione, perché si lavora su questi ragazzi che magari hanno delle patologie particolari, dove l'aspetto didattico è importante, ma è soprattutto importante la socializzazione, stare insieme agli altri. Se tutto questo viene interrotto, magari si rischia di tornare indietro nel tempo, e tutti i progressi che i bambini e i ragazzi hanno fatto si vanno a perdere. Penso che questa sia proprio per questo c'è la necessità della presenza a scuola di questi ragazzi anche nel periodo in cui è sospesa l'attività didattica. Quindi si cerca di fare il massimo. E a causa della pandemia, purtroppo, il confine tra scuola e famiglia è venuto meno. E ora, dopo 2 anni di pandemia, qual è il sentito dei suoi studenti e delle loro famiglie? La scuola, per poter funzionare, ha bisogno del supporto delle famiglie, però le famiglie c'è necessità che abbiano fiducia nell'istituzione scolastica, perché penso che se non si opera in sinergia con le famiglie, non ci sia collaborazione, sicuramente non riusciamo ad avere grandi risultati. Sicuramente la didattica a distanza, col discorso che non si opera all'interno della classe, ma si opera anche nelle case dei nostri studenti, genitori che ascoltano le interrogazioni, genitori che ascoltano le lezioni, anche se in un certo senso non si dovrebbe, non si potrebbe, perché molte scuole hanno adeguato pure i loro regolamenti anche alla DAD, che può presentare delle problematiche, però la scuola non può diventare come quando vediamo una partita di calcio, tutti diventiamo allenatori e tutti vorremmo stabilire qual è la formazione che dovrebbe andare in campo. Io spesso sento pure i genitori che vanno a dire: io ho sentito la... e si vorrebbero sostituire agli insegnanti, oppure facciamo fare agli insegnanti il loro mestiere, che lo fanno bene, lo fanno con amore, lo fanno con dedizione. Penso che l'azione educativa debba essere fatta da professionisti, i genitori devono fare i genitori e aiutare i docenti. A volte pure un voto negativo può essere una spinta per un alunno per migliorarsi, per fare da stimolo. Oggi sembra, purtroppo, una delle negatività che io vedo è c'è l'ossessione del risultato. Questo non va bene, ci deve essere l'ossessione delle competenze, di imparare e di riuscire a migliorarsi continuamente. Oggi ci confrontiamo in un contesto europeo, uno dei principi di vita è quello che si impara durante tutto l'arco della vita, quindi dobbiamo lasciare la possibilità ai nostri figli di imparare e di farlo nella maniera in cui le istituzioni scolastiche che sono preposte lo devono fare nella massima tranquillità, serenità e con il supporto dei genitori. Ecco, una delle negatività della DAD, se devo dire, è che può aver generato tensione quando lo strumento viene utilizzato in modo improprio magari dalle famiglie, però devo dire che nella stragrande maggioranza dei casi c'è pure la maturità da parte delle famiglie che lasciano operare ed agire le scuole, che sanno che lo fanno nell'interesse dei nostri giovani, dei nostri ragazzi e dei discenti. È un ostacolo importante, lo accennavamo prima, penso sia importante da ribadire, è rappresentato dalle nuove norme che riguardano sia le quarantene che l'isolamento, e anche perché... Pure il ministro stesso ha detto che sono un po' farraginose, mi sembra, in un'ultima intervista,
che si cercherà, rimetteranno mano. L'ho già spiegato questo, ne abbiamo già parlato sicuramente. Il problema è proprio andare a fare il monitoraggio e tenere la situazione sotto controllo, perché se noi abbiamo un alunno che non lo possiamo, dobbiamo andare in fiducia, è a posto, viene a scuola, però come minimo noi vorremmo una dichiarazione dove ci dicesse che non ha problemi o quant'altro. Però qua mo torniamo alla privacy, ad altre problematiche che ci sono. Noi vogliamo operare in sicurezza, sia per quanto riguarda prima in primis i ragazzi e poi per il personale della scuola. Però mentre per il personale della scuola le problematiche sono state superate, perché oggi per entrare a scuola il personale deve essere vaccinato, non ci piove, i ragazzi hanno anche la possibilità di non vaccinarsi. Poi nel momento in cui si contrae diciamo, la pandemia, dobbiamo regolarci in maniera diversa con chi è vaccinato, con chi non è vaccinato e quant'altro. Quindi torniamo sempre al problema di cui abbiamo detto prima. Se si riesce a semplificare, io me lo auspico, perché di solito il ministro quando dice una cosa poi la mantiene e si lavora anche a livello centrale, vediamo se riusciamo a trovare delle forme più agevoli per poter organizzare il servizio. Ecco, data l'importanza poi della vaccinazione, anche se non possiamo sapere se l'alunno è vaccinato o meno, la scuola in questo potrebbe avere un ruolo fondamentale per quanto riguarda la sensibilizzazione. E a parte essere, cioè, già il fatto che le scuole siano diventate degli hub vaccinali è un segnale importante, però cos'altro si potrebbe fare per sensibilizzare e magari raggiungere un buon numero di vaccinati anche tra la popolazione studentesca? Non solo il personale. Sensibilizzarlo, già noi lo facciamo, ma insistere, spiegare quali sono le conseguenze, perché penso che sia opportuno vaccinarci sia per noi che diciamo per gli altri, perché ripeto, questa variante, l'Omicron, può essere un semplice raffreddore, però sulle persone non vaccinate magari gli stessi effetti che aveva la variante Delta, perché questo uno rischia di morire. Dobbiamo sensibilizzare con i dati che ci forniscono, perché se si parla di terapie intensive, dicono che le persone che sono in terapie intensive per l'80-90% riguardano persone che non sono vaccinate, quindi il vaccino ha una valenza, ci tutela la nostra salute e quella degli altri, quindi dobbiamo continuare in questo senso, ripeto, e si sta facendo la nostra regione, lo dimostra il fatto che sono stati vaccinati 10.000 persone molto giovani, che nella fascia di età 5-11 mi sembra. Non mi ricordo, io ho letto prima. Sì, 5-11, eravamo la Calabria era tra i primi, se non la prima, sì, come sì, tasso sì. di vaccinazione, quindi stiamo, da questo punto di vista andiamo. Siamo tra i primi, bene. Questo sì. È, sì. Il dato comunque è rilevante, ma non ricordo nello specifico. Siamo tra i primi, sì. Ma negli ultimi giorni, in pochissimi giorni, quindi si spera di continuare, e poi se ogni scuola diventa punto vaccinale, sicuramente andiamo. E cerchiamo di incentivare. Ho letto un comunicato stamattina, mi sembra, dove si voleva addirittura coinvolgere, questo sicuramente è positivo, nelle scuole il personale infermieristico o medico che diciamo va a dare una mano alle varie scuole. Sicuramente noi quando abbiamo chiesto, il mondo della scuola ha chiesto supporto e sostegno alle famiglie, spesso l'ho avuto, tante cose le possiamo fare e l'abbiamo fatta anche perché siamo stati ben supportati dalle famiglie, perché sicuramente ci tengono ai loro figli. Ecco, questa è anche una strada da percorrere secondo me per andare ad aumentare il numero delle persone vaccinate. Ecco, e se potesse interloquire con il ministro, con Bianchi, che cosa gli consiglierebbe di fare per promuovere il rientro in sicurezza qui da noi, nello specifico nella Locride? Non penso che sia io la persona indicata né interloquire col ministro, non credo che il ministro avrebbe bisogno dei miei consigli. Sicuramente interloquito con il ministro e lo fa abbastanza frequentemente per quello che leggo sui giornali, che chiedono insieme pure magari ad altri sindacati il nostro presidente Giannelli, e infatti ha espresso in maniera
chiara, dicendo che sicuramente è legittimo il comportamento e le decisioni assunte dal Ministro, però uno, aumentare i vaccini è necessario, due, dotare di mascherine FFP2 personale ed alunni e il discorso più importante, con tutte le difficoltà che ci sono, è appunto il monitoraggio, il testing che devono essere fatti, ma non lo possono e non lo debbono fare le scuole, anche se noi purtroppo per poter riammettere le persone in classe o quant'altro lo dobbiamo fare noi, ma questo non è un qualcosa che dovrebbe fare l'istituzione scolastica, altresì capiamo e siamo coscienti che sia le ASPE sia le USCA fanno un lavoro immane, un lavoro grande, perché la popolazione scolastica, se ogni volta devono vaccinare e non hanno i tempi tecnici, non riescono praticamente, malgrado il loro impegno, ad adempiere a quello che sarebbe necessario fare. Infine chiudiamo con l'ultima domanda, cercando di dare anche un pochino di speranza. Cosa si augura lei per la scuola nel prossimo futuro? Di tornare in presenza, mi auguro che riusciamo veramente a sconfiggere questa pandemia, poi le modalità, ognuno ha le proprie idee, cosa siamo. Noi vediamo già Verolo che qui ci dice una cosa e che ci dice un'altra. A maggior ragione chi ha delle responsabilità, vede il Ministero, vede il Governo, sicuramente hanno legittimamente vogliono che si faccia scuola in presenza. Noi siamo anche per la scuola in presenza, non siamo per la scuola in presenza in determinate condizioni. L'augurio è veramente che con una campagna vaccinale, no? L'immunità di gregge ci hanno insegnato sin dal primo momento che c'è stata la pandemia, quando si è iniziato a fare uso di vaccini. Prima era un privilegiato che riusciva a vaccinarsi perché i vaccini erano pochi, alcune categorie l'hanno fatto prima rispetto ad altre, persone fragili, poi medici, settore sanitario, poi la scuola e quant'altro. Oggi abbiamo la possibilità di vaccinarci tutti, ecco, facciamolo con fiducia, sapendo che facciamo un qualcosa di buono per noi stessi e per gli altri. Quindi con l'auspicio che con questa vaccinazione riusciamo veramente a tornare a scuola in sicurezza. Poi abbiamo una certezza che nei periodi, poi nei mesi, man mano che viene la primavera, da noi viene pure abbastanza presto, il virus diventa meno virulento e meno aggressivo, quindi la speranza veramente di poter tornare a scuola e poter lavorare in presenza in condizioni di sicurezza. E faccio un augurio a chi fa a fare gli esami, a terminare un percorso, sicuramente sono state meno agevolate rispetto agli altri ragazzi che sono diplomati negli anni scorsi, perché hanno vissuto questa situazione che sicuramente ha portato loro dei disagi. Manca qualcosa, almeno non voglio dire poi a livello di contenuti, a livello proprio educativo, ma a livello di socializzazione. Penso ai viaggi di istruzione, penso a visite guidate, penso a tante attività che comunque sono il sale della scuola, sono momenti che poi molti di noi fanno parte della nostra vita, dei nostri ricordi, della nostra esperienza. Ecco, molti ragazzi sono stati privati di questo. Io mi auguro che si possa tornare in una situazione di normalità e che si possano vivere bene, in particolare chi dovrà affrontare l'esame e l'esame di Stato, che lo possa fare nella maniera migliore e più serena. Ecco, questo è il mio augurio. Io la ringrazio per essere stato qua con noi e per aver parlato di questa tematica che interessa da vicino noi tutti, e mi auguro davvero che presto si possa ritornare a scuola in serenità e che davvero possa essere garantito sia il diritto alla salute che quello allo studio ai ragazzi grandi e piccini. Grazie, e io ringrazio anche i telespettatori che ci hanno seguito da casa e do appuntamento ad una Posso ringraziare, sì, pure io, sia lei, è stata squisita, gentilissima, sia Telemia che offre questo servizio al nostro territorio, e un saluto pure da parte mia ai telespettatori. Grazie. Grazie infinite per l'invito. Ai nostri telespettatori do l'appuntamento ad una nuova puntata del 60 News e vi ringrazio per averci seguiti ancora una volta.
3, 2, 1. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severin Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severin Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici. Da Rita Severino Abbigliamento sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Affrettatevi! Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.